Saranno 3 giorni molto serrati, dove ci saranno momenti di dibattito, per un arricchimento, insomma, sostanzialmente importante del nostro territorio, ma al tempo stesso sarà anche l'occasione per portare in giro, 100 giornalisti internazionali, che sarà l'occasione per far conoscere tramite il cibo, tramite la qualità, dei nostri prodotti di nicchia, un territorio che è un territorio unico. Ci saranno anche dei tour per conoscere la parte legata alle nostre montagne del Gran Sasso, le grotte di Stiffe, la parte legata a Bominago, cioè sostanzialmente tutta una parte del nostro territorio, oltre ovviamente alla città dell'Aquila, che è l'occasione per lanciarla anche verso quella che è l'Aquila Capitale della Cultura 2026. Dunque, quando si è parlato di fare il premio del gruppo del gusto all'Aquila, eravamo tutti entusiasti e ci siamo detti sì, bisogna farlo assolutamente, proprio all'Aquila. Siamo impazienti di tornare lì, di ritrovare questa città che abbiamo visto in un momento difficile, che abbiamo seguito dopo e che sicuramente troveremo trasformata, rinata e più bella che mai.